Un'aula creativa, uno spazio dedicato alla lettura, ai laboratori di manipolazione e percorsi di psicomotricità. Un importante service a vantaggio delle nuove generazioni è stato inaugurato questa mattina presso la scuola media statale Battisti Ferraris di Bisceglie. A consegnare il service è stato il Rotary Club Bisceglie, nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra il Rotary Day. Lo spazio sarà a disposizione di tutti gli alunni dove poter svolgere attività didattiche mirate allo sviluppo della creatività. Celebriamo i 112 anni del Rotary Club, del Rotary International, attraverso la consegna di un service. Oggi in tutto il mondo si celebra appunto il 112esimo anno di attività del Rotary International, questa organizzazione internazionale, geniale intuizione di Paul Harris che nel 1905, insieme ad un sarto, insieme ad un commerciante di carbone ed insieme ad un ingegnere, hanno avuto questa idea geniale, il Rotary International appunto. Oggi siamo qui a consegnare quella che è stata definita un'aula creativa, uno spazio dedicato alla bellezza, uno spazio dedicato ad attività laboratoriali per ragazzi diversamente abili, ma anche un posto magari dedicato anche solo alla lettura per ragazzi normodotati. L'idea, nata da un'intuizione delle docenti di sostegno Liliana Dell'Orco e Lucia Suriano, è stata proposta al Rotary Club Bisceglie e al suo presidente Mauro Pedone, che l'ha accolta con entusiasmo. Nasce da un incontro, nasce dal desiderio di alcune insegnanti di questo istituto di dare appunto esecuzione ad un loro progetto. Noi l'abbiamo accolto e attraverso quello che i Rotariani, il Club di Bisceglie, ha raccolto in una serata, attraverso il divertimento dunque siamo riusciti anche a fare service.